creare la nostra tasca a marsupio lavorata in top down, per cui partiamo dall'alto, dobbiamo tenere presente alcuni dati, e questi qua sono dati universali. Innanzitutto noi dobbiamo dividere il nostro progetto tra dietro e davanti, perché ci dobbiamo concentrare soltanto sul davanti del lavoro, per cui già noi andiamo a lavorare solo sul 50% del progetto. Se ipoteticamente noi abbiamo 90 maglie sul davanti, questo dato va diviso 3, per cui noi abbiamo un terzo per parte, che sarebbe un terzo esterno sinistro, un terzo esterno destro, un terzo centrale. Per cui nel caso specifico noi avremmo 30 maglie per parte. Trenta qui e trenta qui. Chiaramente noi dobbiamo anche sapere queste 30 maglie a quanti centimetri corrispondono, e questo lo scopriamo grazie al nostro campione. Chiaramente io adesso porto degli esempi molto basici. Facciamo finta che 30 maglie corrispondano a 20 centimetri. Di conseguenza so che su 90 maglie io ho un totale di 60 centimetri. Per lavorare questo tipo di tasca noi abbiamo bisogno di continuare la nostra lavorazione in tondo, ma dobbiamo fare anche una parte della nostra lavorazione, cioè questa della tasca, in linea, per cui abbiamo bisogno di due coppie di ferri. La tasca, chiaramente, lavorando in linea, se preferiamo possiamo anche lavorarla con dei ferri dritti, ma per quanto riguarda il calibro, e questo lo possiamo sapere soltanto facendo un campione, se la nostra mano dalla lavorazione in tondo alla lavorazione in linea cambia di tensione, noi dobbiamo cambiare il calibro di ferri per la lavorazione in linea. Io mi sono portata avanti, per cui ho diviso il lavoro in dietro e davanti, e ho già delimitato con i miei marcatori lì dove devo andare a lavorare la tasca. Adesso con l'altro paio di ferri e il gomitolo nuovo inizio a lavorare le maglie della mia tasca. Allora, tra l'altro, io preferisco bordare le tasche con il tubolare, perché comunque è più resistente di un legaccio e io lo trovo più carino anche dell'Icor, perché comunque non crea lo stesso spessore che mi creerebbe quest'ultimo. Di conseguenza devo fare il mio primo ferro di preparazione, perché non posso partire sin da subito con il mio tubolare. Allora lavoro un dritto, un rovescio e un dritto, e lavoro sino alle ultime 3 maglie prima dell'altro marcatore, perché poi anche lì devo andare a lavorare la terz'ultima maglia a dritto, poi un rovescio e poi nuovamente un dritto. Sono arrivata alle mie ultime 3 maglie, per cui dritto, rovescio, dritto. Adesso il marcatore non mi serve più, per cui adesso io lascio in sospeso il ferro che ho appena utilizzato per lavorare le maglie centrali, prendo nuovamente l'altro ferro,
al quale chiaramente è ancora agganciato il mio vecchio gomitolo. Adesso io con questo ferro vado a prendere l'ondina che io ho immediatamente sotto all'asola che io ho sul ferro e la lavoro a dritto. Chiaramente in questo modo ogni ondina che io vado a sollevare, corrispondendo all'asola che io ho sul ferro, fa sì che io vada a lavorare esattamente lo stesso numero di maglie che ho lavorato con l'altro ferro. È chiaro che qui, diciamo, il ferro scorre meno, però è solo per i primi due ferri che faremo un po' di fatica, ma per il resto diciamo che poi andremo lisce. E visto e considerato che adesso è fondamentale andare a lavorare gli stessi ferri sia sul corpo della maglia che sulla tasca, non dobbiamo dimenticare che noi dobbiamo andare a fare due giri per ricominciare con l'altro ferro dispari, che sarebbe il cosiddetto ferro di andata, che corrisponde poi al ferro di andata con le altre punte, per cui io adesso sono esattamente in pari e sono sul ferro di andata, perché vedo chiaramente che il mio filo, quello nuovo, attaccato alle altre punte, è da questa parte, per cui chiaramente sta a significare che io già il mio primo ferro di lavorazione l'ho fatto. Per cui adesso con le altre punte, cioè quelle vecchie e il suo filo, vado a completare il mio giro. Ecco, sono arrivata ad completare il mio ferro. Qui noi abbiamo, chiamiamolo ferro B, e filato B è quello della tasca, mentre invece ferri e filato A sono quelli del corpo della maglia. Per cui sono arrivata effettivamente a completare il giro, perché io di fatto ho iniziato da qui a lavorare la tasca sino a qui. Adesso io per la tasca però ho il filo dall'altro lato, per cui devo fare un ferro di ritorno, perché appunto, come accennavo all'inizio, la tasca si lavora in ferri di andata e di ritorno, visto e considerato che abbiamo una lavorazione in linea. Prime tre maglie sono il tubolare, per cui la prima che io nel ferro di andata ho lavorato con un dritto, adesso invece la passo col filo davanti, lavoro a dritto quella successiva, filo davanti, lavoro a rovescio le maglie della mia tasca sino alle ultime tre maglie, che lavorerò nuovamente con il mio tubolare. Sono alla fine del mio primo ferro di ritorno, per cui filo davanti, passo al rovescio, un dritto, filo davanti, passo la mia maglia e volto il lavoro. Con le altre punte, cioè quelle vecchie e il suo filo, vado a completare il mio giro. Sempre con i ferri B, adesso io faccio il mio, inizio a lavorare il mio terzo ferro, ferro con gli aumenti, perché io da questo momento in poi, per cui dal mio terzo ferro in poi, ogni due ferri, per cui ad ogni ferro dispari, quando io sarò sul davanti del lavoro, io andrò a fare degli aumenti sia all'inizio che alla fine. Allora, bordo, dritto, passo, dritto,
un aumento intercalato con l'inclinazione a destra, lavoro le maglie della mia tasca, sono giunta alle ultime mie 3 maglie, per cui devo fare adesso in questo caso invece un aumento intercalato a sinistra, dritto, maglia passata al rovescio, dritto, metto in sospeso e lavoro nuovamente tutto un giro con i miei ferri e filato A. Questo terzo ferro lavoro per qualche centimetro, chiaramente, perché devo fare in modo tale, rivediamo qua il disegno, io mi devo allargare e solo dopo scendere semplicemente in linea retta. Prima di andare oltre, ricapitoliamo un attimo quello che è stato fatto. Per cui sono state divise in 3 parti le maglie del davanti, quelle centrali sono state messe su un ferro a parte, contestualmente con l'altro ferro sono state riprese queste centrali e man mano si è lavorato prima un ferro sulla tasca facendo gli opportuni aumenti dal terzo ferro in poi ogni ferro dispari e contestualmente subito dopo aver lavorato un ferro della tasca un giro del corpo della maglia. In questo modo ci siamo ritrovati non solo con la stessa tensione perché li lavoravamo immediatamente di fila, ma anche con lo stesso numero di ferri senza doverci necessariamente annotare nulla. Finito gli aumenti, adesso noi ci dobbiamo andare ad agganciare al corpo della maglia e mettere in sospeso le maglie centrali, per cui partendo dal marcapunto centrale si lavoreranno soltanto le maglie che avevamo già sul laterale meno quelle aumentate. Io qui in tutto ho aumentato 20 maglie, per cui 10 per parte. Di conseguenza io invece di mettere da parte 27 maglie, nel mio caso ne metterò da parte 17, per cui 17 sono già state lavorate. Adesso io lascio dietro il ferro dove io appunto ho il corpo della maglia, prendo il ferro dove io ho le maglie della tasca, e con il filo che io ho agganciato alla tasca adesso lavoro tutte le mie maglie a dritto, non occorre più che io faccia il tubolare e tantomeno aumenti, le lavoro tutte. Ho lavorato le maglie della tasca per intero e mi ritrovo con un ferro libero e il ferro A tutto totalmente impegnato con tutte le maglie. Prendo adesso il mio ferro libero, è il filo che io ho attaccato al corpo della maglia e lavoro le maglie centrali, per cui sono le maglie che io inizialmente avevo isolato per fare la tasca, più rispettivamente le maglie che io ho aumentato da ambo le parti. Metto da parte il ferro B con le maglie appena lavorate. Riprendo il mio ferro A, che adesso chiaramente è anche agganciato alla tasca, con il suo filo e proseguo a lavorare le restanti maglie sul ferro A normalmente, per cui ci si ritrova con la tasca agganciata al corpo della maglia e la parte centrale
del corpo della maglia adesso invece è a sé stante su un altro paio di ferri. Lavoriamo adesso un giro completo con i nostri ferri A e un ferro con i nostri ferri B. Una volta raggiunta la profondità necessaria per la tasca, non dobbiamo fare altro che chiudere il tutto e lo facciamo con la chiusura a tre ferri. In questo modo noi uniamo la parte interna con la parte esterna della tasca. Una volta arrivata all'ultima maglia, si libera il nostro ferro col quale abbiamo lavorato la parte interna, che vediamo qui abbiamo perfettamente unito alla parte esterna della tasca, che è qui. Rimane soltanto questa parte sia da un lato che dall'altro. Io adesso ho ferri molto ma molto piccoli, ecco, anche qui, e che dobbiamo chiaramente cucire nel modo più invisibile possibile. Però nel frattempo noi proseguiamo con la nostra lavorazione e diciamo che a livello proprio di design quasi sempre è consigliabile iniziare poi con il bordo finale, cioè fare in modo tale che la tasca parta da metà busto, all'incirca da metà busto, più precisamente intorno all'altezza dell'ombelico, sino alla lunghezza desiderata meno la lunghezza del bordo. Diciamo, queste sono un po' le indicazioni sartoriali per quanto riguarda un progetto con una tasca a marsupio. Ci vediamo tra poco per la cucitura dei due lembi. Una volta terminata la lavorazione della tasca a marsupio, dopo che l'abbiamo unita qui al bordo, il tutto si presenta in questo modo, per cui noi abbiamo qui la nostra tasca. Io arrivo sino a qua sotto, però c'è una parte qui all'interno che è ancora aperta e questa va chiusa, e va chiusa in modo più invisibile possibile, per cui vediamo adesso insieme come fare. Prendiamo il nostro filo del gomitolo, io addirittura ho preso la codina terminale della tasca, dall'altra parte chiaramente non me la ritrovo, per cui in quel caso giustamente inserisco un filo di lavorazione nuovo. Adesso si deve andare a cucire l'ondina con la maglia di vivagno. Inseriamo il nostro ago nella prima ondina disponibile e poi passiamo l'ago attraverso la costina esterna, per cui non quella che va verso il rovescio della nostra tasca, ma quella proprio più esterna della maglia di vivagno, ricordandoci chiaramente che dobbiamo saltare un'ondina perché una maglia di vivagno comprende due ferri di lavorazione. Io mi sono inserita qui, salto quello successivo e quello dopo ancora, mi inserisco nuovamente e passo l'ago all'interno della successiva costina, sempre quella esterna. Si salta l'ondina immediatamente dopo quella appena lavorata, per cui questa, e in quella subito dopo si inserisce l'ago e si prende la costina esterna del vivagno. Di nuovo salto una, sono qui, questa l'ho appena lavorata, questa la salto e mi inserisco in quella subito dopo, per cui questa va saltata, quella subito dopo, costina esterna della maglia di vivagno e tiro
Continuiamo in questo modo, badando bene a rispettare la linea di lavorazione, perché altrimenti noi facciamo sì che poi la tasca tenda a tirare verso una parte se cambiamo la colonnina dove dobbiamo andare a cucire. Io adesso proseguo e poi vediamo l'effetto finale. L'interno delle tasche è stato fermato e adesso vediamo come si presenta. Guardiamo qui, io adesso metto qui il dito, qui. Per cui se guardiamo qui non si vede assolutamente nulla. Considerate che il progetto deve essere ancora lavato, per cui si compatterà ancora di più.